Bentornati in una nuova puntata di In Officina di M con Sinna. Oggi soprappunto non c'è il Domi ma c'è l'Iper, perché oggi insieme a Domenico, ciao, andremo a revisionare le forcelle, dato che hanno deciso di iniziare a pisciare. Andremo a cambiare questi, che sono dei paraoli. Iniziamo smontando la parte anteriore. Oh, guarda, sembra un MT da così. Un MT 125. Sta gonfiando il materassino. Appoggiamola. Ci segniamo sul foglio di carta quanto è sfilata la forcella. Molliamo tutto il precarico e dopo molliamo anche il tappo superiore, perché così sfruttiamo l'aggancio della piastra inferiore. Bisogna anche contare i giri, quanti giri, per poter dopo rimetterla come è di uso manutenzione. Si fa un segnetto, che tanto dopo andremo a cancellare, che ci aiuta a contare i giri. Uno. Per non rovinare i tappi superiori della forcella, sempre meglio mettere un pezzetto di carta, così non stondiamo gli angoli, diciamo, perché è una roba che resta in vista su una moto, sennò il cliente si incarta e il garage non manca. Ma se lo fai quando non vede? Ma se ne accorge sempre quando l'ora di pagare. Molliamo le viti della piastra inferiore. Ok. Nel frattempo una Clio Williams da dietro che sbuca. Eccola, vedi? La prima la mettiamo qua. Bene, eccole qua. Ecco la forcella che perdeva. Ovviamente le facciamo tutte e due. Se c'è dello sporco, questo sporco, una volta che la forcella va a pacco, va a tagliare, a lesionare i lembi del paraolio, che è una guarnizione cilindrica. Paraoli, olio nuovo, ho già preparato il 7,5. Il 5 e il 10 mescolandoli ovviamente viene fuori il 7,5. Non vedi la bottiglia perché lo facciamo noi. I paraoli si consumano? Cioè non è colpa mia che si sono rotti? No. In questo caso sono già forniti con del grasso siliconico che serve per tenere lubrificati i labbri. Puoi ridire labbri che mi sono eccitato? Labbra fa eccitare di più. Ecco qua, guarda come pisce. Nelle moto da cross. Si è bagnata per questione bagnata dei labbri. Perché sa già che andremo a toccarla in determinate zone. Andiamo a mollare il tappo superiore. Pare una penna bic. Adesso contiamo anche la compressione. Mezzo, uno, mezzo, due. Quando andremo a rimontare la forcella sulla moto, apriremo di due giri la compressione. Con un po' di potenza abbassiamo la molla e con le chiavi vicine, no, insomma, eccolo qua. Sta venendo. Sta venendo. Ma è... Allora tiriamo via la molla. Chissà che grande che è la pinna. L'olio lo svuotiamo così invece. Ci mettiamo una manina, così siamo sicuri che se c'è qualche spessore sotto la molla. Senti che profumo. Continuiamo a far su e giù col pompante. Mi tireranno via la monetizzazione tra i labbri e il pompante qua. Cosa devi fare con quella pistolina là? Non è che mi schizzi. Lo sporco che c'è in fondo alla forcella, sì. Si vede insomma. Sta facendo una liposuzione alla forcella. Adesso spostiamo il parapolvere. Adesso c'è un anello che ferma il paraolio. È tipo una specie di siger. Esatto, un siger. Adesso se tiriamo il fodero fin fondo non viene fuori. Se non tiriamo, se prima tiravavamo, Dio po'. Adesso fermo gli arrosticini. Attenzione, eh. Allora scaldiamo. Tento adesso. Vabbè, se no scaldiamo ancora. Eccolo qua. Paraolio distanziale, boccola di scorrimento inferiore e boccola di scorrimento superiore. Che tribolazione! Andiamo a tirar via la boccola superiore, la boccola inferiore, il distanziale che sulle marzocchi ha un verso e il paraolio. Fantastico, l'ho ripreso. Devo sentire una bestemmia però. Ma c'è tempo perché dobbiamo farne ancora una. Cioè, fatalità! Andiamo a pulire lo sporco su tutto lo stelo. Ma non si graffia con la paglietta? No. Questa è una cromatura molto dura. Con l'aiuto del nastro isolante andiamo a creare un preservativo, a coprire gli angoli vivi del primo pezzo del fodero. Questo è il parapolvere. Lo colora all'interno. Ci sputa sopra praticamente. Esatto, un po' come... Che orecchie per intendere. Intenda. Gli altri in camper. Tieni il paraolio nuovo. Sputaci. Piano, piano. Ah, come scivola. Spessore. Boccola di scorrimento inferiore. Adesso tiriamo via lo scottish. Poi pompante. Sarebbe la cartuccia. Esatto. Chiave dinamometrica e si blocca la cartuccia. Scaldiamo il fodero. Prendiamo una scaldatina. Pian pianino. L'attrezzo. La polvere al suo posto. Come fai a sapere quanto ne va? Intanto si spurga il pompante. Sono rumori che ho già sentito. Alla ricerca nell'acqua del pozzo. E con quello aspireremo l'olio in eccesso. E aspiri l'eccesso? Esatto, si va con l'OR lì. Con l'attrezzo che tira il pompante, andiamo a mettere la molla. Ecco qua.
molla in sede e... Bravo, guarda come che sospende. Ripetere il processo per la seconda forcella. Adesso andiamo a rimontare la prima forcella, andando su il più dritti possibile, rimettendola alla misura che noi abbiamo misurato prima. In un batter d'occhio ho finito anche la seconda sospensione. Sono passati giusti 2 secondi. Facciamo, yes. Bravo. Un MT 125 e in un attimo Ipermotard. Che bella che è. Siamo così giunti alla fine della revisione alle forcelle dell'Iper. Naturalmente questo video non dovete prenderlo come tutorial, ma è solo un video per farvi vedere cosa c'è dietro alla sostituzione di soltanto 2 paraoli. Non vi consigliamo altamente di farlo a casa da soli se non avete la dovuta esperienza, ma vi consiglio di affidarvi a meccanici esperti come Domenico. Naturalmente tutti quanti i suoi contatti li trovate qui sotto in descrizione, che così se avete bisogno anche voi di una sostituzione dei paraoli o qualsiasi cosa inerente alla moto, potete fare affidamento a lui, che è un gran buon meccanico. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video qua sotto nei commenti. Ditemi se vi piacciono video di questa tipologia più tecnici del solito. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie Domenico. Ciao.